Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Dunque, allora, mentre noi parliamo di stelle, se voi volete, in attesa del vostro segno, date un'occhiata al nostro sito www.cartomantieuropei.com. Azus, buongiorno. Buongiorno a te, Pasquale. Partiamo dall'Ariete. Sì, partiamo dall'Ariete. Per questa giornata la Luna transita nel segno del Cancro, quindi non è una Luna ideale per quanto mi riguarda. Inizia a scontrarsi con Marte, Plutone in Capricorno, e poi c'è questo Urano che già si scontra con Marte e Plutone proprio in quel segno dello zodiaco. Attenzione, perché è una Luna, ma soprattutto un Urano in casa vostra, che vi porta a combattere delle battaglie spesso sbagliate. Quindi cercate di capire se ne vale realmente la pena, perché questo è un Marte che non vi fa molto ragionare. Vi fate prendere dall'irruenza, vi fate prendere dall'impulsività, che è una delle vostre caratteristiche principali, e tante volte non arrivate a nessuna conclusione, a nessun risultato. Occhio, questa è una Luna che parla anche di rapporti familiari, che forse vanno gestiti in maniera diversa, con un pizzico in più di comprensione anche per i problemi degli altri. È una giornata in cui sarete particolarmente nervosi, insomma non è il massimo della vita, però insomma questa Luna passerà presto, non abbiate timore. Intanto godetevi però le novità che può portare l'amore con questa Venere in Sagittario. Andiamo al segno del Toro, bella Luna, tutto sommato, che transita nel segno del Cancro, un segno a voi sempre molto favorevole. Avete un bel feeling anche con quelli del Cancro, e in effetti questa è una Luna che parla proprio di rapporti personali, di capacità di stare in mezzo alla gente, capacità anche di prendersi qualche piccola critica e farne tesoro, qualche osservazione, no? Perché quello è molto importante per crescere, per migliorare. Ecco, c'è Marte in una posizione molto stimolante per quanto mi riguarda, un Marte estremamente passionale vicino a Plutone, è un Marte che vi invita anche a ricominciare qualora fosse necessario. Se vi siete resi conto di un errore, sotto questi transiti è possibile ripartire, correggerlo e ripartire. Andiamo al segno dei Gemelli, amici dei Gemelli, una Luna che parla di impegni lavorativi molto stressanti anche, perché in effetti avete l'opposizione di Venere, di Saturno, non avete molto tempo a vostra disposizione, tempo libero intendo. Questo può provocarvi proprio un eccesso di fatica proprio mentale, perché sappiamo come voi siate proprio il segno del tempo libero, dello svago, del divertimento. Però in questa giornata la Luna vi richiama soprattutto all'ordine, al dovere, il dovere prima di tutto. Poi appena potete, insomma, staccate la spina e dedicatevi alle vostre attività preferite. Andiamo al segno del Cancro, Luna che transita proprio lì in casa vostra. È una Luna di grande sensibilità, chiaramente, i rapporti di coppia sono in primo piano, anche nella normalità, nella quotidianità potete riapprezzare il vostro partner, perché in effetti con questo Marte vicino a Plutone nel segno del Capricorno siete ipercritici, andate a cercare proprio ogni piccola defiance della persona che vi sta a fianco, ogni piccolo errore tendete a sottolinearlo, ogni piccola mancanza, e devo dire i difetti soprattutto vengono evidenziati da questo vostro modo di fare. In questa giornata invece sarete molto più disponibili e soprattutto molto più sensibili. Bene amici, siamo praticamente quasi immersi nel corso del weekend. Il weekend di Cartomanti Europei è caratterizzato dall'appuntamento del sabato pomeriggio con Azus, poco più di 24 ore, a quando Azus aprirà le linee telefoniche a lui dedicate per ricevere le vostre telefonate tra le 15 e le 17, così come accade ogni sabato pomeriggio, per far sì che tutti quanti voi possiate ottenere l'oroscopo personalizzato. Noi parliamo ad un'ampia platea, a tante persone, attraverso la televisione, attraverso Facebook, attraverso YouTube, attraverso i giornali, la carta stampata. Ecco, allora, per mirare l'obiettivo, il target, proprio sulla vostra condizione astrale, allora avete bisogno dell'oroscopo personalizzato, di quello che in gergo si chiama il tema natale. Lo potete ottenere telefonando il sabato pomeriggio, ma anche adesso, se volete, vi prenotate per domani pomeriggio tra le 15 e le 17. Data di nascita, luogo di nascita e, se possibile, orario di nascita. Altri quattro segni. Sì, ripartendo dal segno del Leone, Luna
che vi invita a riflettere, quella che transita nel segno del Cancro. Perché? Perché voi in questo momento siete un vulcano di idee, no? Avete mille progetti, volete iniziare sempre qualcosa di nuovo, una nuova avventura. Attenzione, perché qualcuna di queste avventure potrebbe essere molto dispendiosa da un punto di vista anche economico. E allora questa luna vi invita a ragionare con calma, ad analizzare attentamente la situazione, a tornare indietro qualora aveste commesso qualche piccolo errore di valutazione, d'accordo? E poi una luna che parla di amore, di sentimenti, avrete bisogno proprio della vicinanza del partner, soprattutto in serata. Andiamo alla Vergine, bella luna, parla di rapporti sociali, ma parla anche della capacità che voi avete in questo giorno di mettere in evidenza le vostre qualità, fatte di organizzazione, di precisione, di raziocinio. Ce n'è bisogno, amici della Vergine, soprattutto sul posto di lavoro, perché voi siete sempre una presenza preziosa quando si tratta di organizzare. È chiaro che questa è una luna che però, da un punto di vista sentimentale, si fa prendere un po' la mano da questo Marte nel segno del Capricorno, vicino a Plutone. La passionalità in questo periodo è davvero altissima e certe volte irresistibile. E qui mi rivolgo ai più giovani, che potrebbero perdere facilmente la testa, soprattutto sotto questa luna. Andiamo al segno della Bilancia, luna complicata nel segno del Cancro. Non è una giornata positiva per quanto vi riguarda, perché insomma è una luna che mette in evidenza anche questo Marte, questa congiunzione Marte-Plutone nel settore che ha a che fare con la casa, ma non solo, anche con l'ambiente in cui svolgete la vostra attività, che può essere piuttosto pesante in questa giornata. Quindi poi avrete bisogno di relax, avrete bisogno di divertirvi, allora cercate di organizzare un qualcosa di piacevole per la vostra serata in compagnia di amici allegri e divertenti. Andiamo al segno dell'Acquario e dello Scorpione. Per voi amici dello Scorpione questa luna invece è una luna bellissima, una luna che parla di stimoli nuovi che possono arrivare per il lavoro, stimoli che possono arrivare improvvisamente, magari da persone che non sospettavate, oppure da situazioni. Quindi è una luna che può portare una sorpresa nella vostra vita. È una luna che parla anche di viaggi, di spostamenti, di possibilità di muoversi in questo giorno. E poi è una luna che chiaramente parla d'amore e del desiderio che voi avete di raggiungere al più presto una persona che vi sta a cuore. Amici, Cartomanti Europei, una grande organizzazione dedicata all'arte della divinazione in genere, in particolare però alla cartomanzia telefonica, e proprio per questo è diventato uno dei più grandi centri di cartomanzia telefonica presenti nello Stivale, tra i più seguiti anche in Europa, nel centro Europa. Cartomanti Europei, formato da uno staff di gente che si muove, che produce la sua attività all'interno di questa organizzazione nel pieno rispetto delle regole dell'etica professionale e dell'onestà intellettuale, ok? Persone che ci mettono il cuore quando vi raccontano, quando maneggiano le stelle, per così dire, o un mazzo di carte, di sibille, di tarocchi o quant'altro. Insomma, con passione e con fiducia, se volete, voi accostatevi a questa organizzazione, fate l'esperienza almeno una volta per provare, per capire com'è. La prima volta è anche gratuito, quindi lo potete fare tranquillamente. Numeri che vedete in sovraimpressione, oppure www.cartomantieuropei.com. Gli ultimi quattro segni, velocemente, perché siamo sì, ripartendo dal Sagittario. Attenzione a questa luna, perché è una luna un po' ambigua, transita nel segno del Cancro. Qualcuno di voi potrebbe avere la tentazione di prendere delle scorciatoie e di percorrere delle strade, in alcuni casi anche poco lecite, magari sul lavoro, insomma approfittare di qualche situazione, di qualche anche persona, no? Che è in difficoltà in questo momento. Cercate di essere sempre razionali, anche in amore le scorciatoie spesso e volentieri non portano ad un traguardo sicuro, certo e soprattutto piacevole. Andiamo al segno del Capricorno, luna in opposizione, una luna che mette un po' di zizzania nei rapporti di coppia. Ci sono delle incomprensioni purtroppo in questo periodo in amore con il vostro partner, c'è bisogno di maggiore chiarezza soprattutto da parte vostra, perché avete dei comportamenti che lasciano un pochettino interdetti, ma forse perché nemmeno voi sapete quello che desiderate, oppure siete mossi da qualche impulso, diciamo, che non riuscite a controllare in questo periodo. È chiaro che tutti i rapporti personali, ma soprattutto quelli sentimentali, ne risentono. Andiamo all'Acquario, luna che parla di quotidianità,
di anche un po' di ripetitività di certi gesti, allora cercate di dare un pochettino una scossa a questa giornata, soprattutto per l'amore, per i rapporti sentimentali. Non potete accontentarvi della routine, lo sapete benissimo, perché voi odiate le cose ripetitive, e allora dovete essere voi a prendere l'iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, cercate di fare tutto con ordine e precisione in questo giorno. Chiudiamo con il segno dei pesci, una luna veramente stimolante, quella nel cancro, è una luna che mette in evidenza la grande passionalità di Marte nel segno del Capricorno. Voi siete delle persone che passano difficilmente inosservate, lo sarete ancora di più in questa giornata, in cui la vostra profondità sarà irresistibile, perché siete delle persone interessanti e qualcuno, quando vi vede e vi incontra, dice: ma cosa ci sarà oltre l'apparenza? E avrà voglia magari di perdersi nella vostra infinità, nell'infinità dei vostri abissi e oceani, anche perché ricordiamo che i pesci sono il segno dell'oceano. Bene, mare. Bene. Allora, amici, ricordate l'appuntamento con lui domani pomeriggio, ma se volete potete prenotarvi anche adesso il vostro oroscopo personalizzato ogni sabato tra le 15 e le 17 al telefono privato, non televisivo. È tutto, www.cartomantieuropei.com. Noi comunque torniamo domani mattina. A presto.